Morale agrodolce, per forza di cose, perché quando non vinci la partita non puoi essere sicuramente contento, però non sono nemmeno arrabbiato come è stato lunedì, perché ovviamente la prestazione che c'è stata oggi è stata decisamente diversa rispetto a quella dell'altro giorno. Che cosa vi devo dire? L'unica critica grossa, comunque, perché piccola non può essere, deve essere legata al fatto che la Juventus non sia riuscita a dare continuità di prestazione rispetto al primo tempo molto molto bello che abbiamo avuto. E ovviamente l'altra critica macro è non aver portato a casa il risultato completo. Ragazzi, comunque, per leggere anche le parole di Allegri nel post partita per tutte le valutazioni, vi invito a scaricare qui sotto in descrizione l'app di Numero 10, app con la quale sto collaborando assolutamente. Troverete i miei articoli, i miei video, addirittura il post partita di mercoledì di Juventus Spezia, lo troverete lì e non sul canale YouTube. Quindi assolutamente scaricatele, potrete vincere anche delle magliette sulla vostra squadra del cuore che inserirete in fase di registrazione sull'applicazione, cioè per iOS e per Android, quindi scaricatela assolutamente. E vi dicevo, il morale è inverso. Il morale è inverso perché il primo tempo è stato giocato veramente bene, secondo me, dalla Juventus. È stata fatta una scelta che secondo me ha premiato, e cioè un 4-2-3-1 con Locatelli e Rabiot sulla linea dei centrocampisti, con Miretti sulla tre quarti, con appunto la fiducia data a un calciatore come Miretti, che secondo me ha ripagato abbondantemente con la prestazione, perché si scrive Miretti e si legge meritocrazia. Assolutamente. Se gioca Miretti è per un motivo, è perché se lo merita e l'ha dimostrato anche oggi. E credo che i nostri centrocampisti debbano iniziare a stare attenti, perché Miretti rimane lì come un'aquila, come un falco, secondo me, a cercare di rubare il posto da titolare a qualcuno, e si potrà fare. Secondo me il 4-2-3-1, per le caratteristiche dei nostri centrocampisti, è il vestito migliore in assoluto possibile, perché Locatelli e Rabiot si trovano molto bene, molto a loro agio in quella posizione. Lo stesso Zaccaria, subentrato, si trova molto bene. Fatico a vedere una collocazione invece per McKennie, che oggi, quando è entrato, è stato spostato sull'esterno, ma come ben sapete, per me lì non è il suo ruolo. Trequartista, dove ha giocato Miretti, secondo me non è il suo ruolo, e eventualmente si deve provarne due. L'anno scorso comunque aveva fatto molto bene anche nei due, quando era stato provato, e poi era stato spostato un po' più avanti da Allegri. Ma soprattutto il 4-2-3-1 è stato interessante perché è stata utilizzata la stessa strategia che si era usata con l'Hellas Verona l'anno scorso, che si era usata con l'Atalanta l'anno scorso, che si era utilizzata con l'Inter l'anno scorso. Vi parlo delle partite di Serie A e dopo il mercato di riparazione. Cioè un 4-2-3-1 ad attaccare le squadre con la difesa 3, a pressare alto. Non è un caso che il gol che facciamo dopo un minuto sia stato proprio perché noi andavamo a pressare in avanti, siamo andati subito a pressare dopo qualche secondo e siamo riusciti a meritare quella punizione e a trovare il gol. Il problema è che è stato fatto troppo poco dopo. Il problema è quello lì, perché se tu sei in vantaggio 1-0 dopo pochissimi minuti, anzi dopo un minuto, è brutto sapere che non sei più riuscito a buttare il pallone in porta. Però secondo me la prestazione c'è stata. Oggi, secondo me, è stata letta e preparata bene da Allegri. Bisognava dare continuità e non ho idea del perché ci si è fermati un po' di più, se per un discorso atletico, perché avevamo speso davvero tanto nel primo tempo, o se è un discorso legato al fatto che Mourinho è stato un abile stratega. È stata, secondo me, una partita a scacchi perfetta quella tra Allegri e Mourinho, vinta poi da Mourinho, perché un pareggio a Torino per la Roma, secondo me, è un grande risultato. E cioè, quando Mourinho si è accorto che probabilmente la strategia della Juventus nel primo tempo era stata efficace per via della sua difesa 3, lui toglie un difensore centrale, passa a 4, trova il gol su un errore di Alexandro, purtroppo su calcio d'angolo di lettura, ma tutto sommato Alexandro non aveva fatto nemmeno una brutta partita. Purtroppo l'errore c'è stato e c'è poco da dire. E cosa fa Mourinho? Rimette subito dentro un difensore centrale quando Allegri cambia, e si rimette in condizione di poter far male a Mourinho cambiando strategia. E Mourinho torna a quella iniziale quando Allegri ormai l'aveva già cambiata. E quindi, secondo me, è stato molto intelligente. Mourinho è stata una bella lettura. Ragazzi, che cosa vi devo dire? Vi dico che sono un po' preoccupato lato classifica, per forza di cose, perché abbiamo fatto 5 punti in 3 partite.
e non è sicuramente una media scudetto, non lo è, e questa è una cosa che va sottolineata e va messa lì con l'evidenziatore. Io l'ho sempre detto, io sono un risultatista sporco, perché per me il risultato finale è quello che è l'output che preferisco analizzare, però per me la prestazione rimane un'ottima fonte di discussione, perché sennò le partite di pallone basterebbe guardare semplicemente al televideo. E quindi agrodolce, perché per la prima parte sono stato contento, poi ci siamo spenti, e questa è una cosa che va modificata. Non possiamo continuare a giocare un solo tempo. Questa volta, se vogliamo, abbiamo avuto l'impatto contrario rispetto alla partita con la Samp, cioè un primo tempo brutto a Genova, secondo tempo in cui si è provato qualcosina di più, con invece un ottimo primo tempo e un secondo tempo che non mi ha convinto fino in fondo. Però allora una cosa va detta, perché lunedì e sabato 9 undicesimi uguali di formazione, perché sono cambiati De Sciglio e Miretti, sono stati in grado di creare quel terrificante spettacolo del primo tempo di Marassi e questo ottimo invece primo tempo giocato alla Juventus su alti livelli, con pressing alto, con giro palla non solo più orizzontale ma anche soprattutto tra i centrocampisti, con sviluppo poi andando sull'esterno, con un giocatore sulla tre quarti, Miretti, che ribadisco per me ha fatto una grande partita, e questo è indice sicuramente del cambiamento anche che c'è stato negli ultimi metri. E allora vuol dire che l'altra sera a Genova si è scelto di fare quella cosa, si è optato per una prestazione di quel tipo, e non lo voglio più vedere, e non lo voglio più vedere, e voglio ripartire da questi piccoli passi in avanti, perché di piccoli passi in avanti stiamo parlando. Non è stato fatto, non è stato scalato l'Everest, non abbiamo raggiunto la cima dell'Himalaya, ma le squadre di Allegri, anche le Juventus che vincevano con Allegri, non erano perfette, ma avevano un'anima, sapevano cosa dovevano fare, lo facevano e diventavano efficaci. L'anno scorso siamo stati una squadra senza anima per gran parte del campionato, e non vorrei replicare l'annata precedente di una squadra non perfetta e soprattutto poi pure priva di anima. L'anima stasera ce l'abbiamo messa nel primo tempo, c'è qualcosa che va modificato, c'è qualcosa che va sistemato, sicuramente c'è una condizione atletica da portare a livello per permettere alla squadra di fare due tempi di alto livello, o comunque su 95 minuti, perché bene o male le partite durano 95 minuti, una settantina, perché non pretendo che la Juventus mi giochi ai 1000 all'ora tutta la partita. Ci sta che mi prenda una ventina di minuti di pausa, però questo voglio vedere dalla Juve, perché se l'anno scorso la cosa che mi ha fatto incazzare di Allegri è cercare di replicare il modello vincente della Juventus del passato con un'altra squadra diversa per caratteristiche e calciatori, è la stessa cosa che dico stasera. E i due primi tempi emblema di Genova e questo qua con la Roma sono la fotografia perfetta, perché con la Sampdoria non ti sei fidato della tua squadra, hai voluto cercare di raggiungere il massimo del risultato col minimo sforzo, quando non siamo più quella squadra in grado di farlo. E invece stasera siamo una squadra che è partita con il coltello tra i denti, con la voglia di sangue degli avversari, sei stata la squadra che ha fatto la partita. Però poi, se non le chiudi queste partite, se non vai avanti, cosa che avevamo fatto con Locatelli, purtroppo c'era un tocco di braccio di Vlahovic sul contropiede, ma era un contropiede fatto bene, eravamo usciti bene, e dopo non le porti a casa, e non porti a casa i risultati. E quindi da risultatista sporco devo analizzare la prestazione, perché il risultato c'è stato stasera, sì, se vogliamo un risultato utile, ma è un risultato utile se vogliamo considerare la Juventus una squadra che deve arrivare semplicemente tra le prime quattro. E lo sappiamo benissimo, la Juventus è una squadra che deve almeno provare a vincere il campionato. E oggi siamo già lontani dalle squadre che occupano le prime posizioni. È vero, abbiamo fermato la Roma, che era punteggio pieno, adesso vedremo cosa farà il Napoli. Ieri, per fortuna, l'Inter ha frenato, ma è questo continuo sentire un equilibrio particolare in questo campionato di Serie A. Abbiamo migliorato l'anno scorso lo score col Sassuolo, perché avevamo perso in casa, e quest'anno abbiamo vinto, ma abbiamo già peggiorato lo scorso con la Roma, perché non solo se avevamo vinto, siamo andati in ritorno, quest'anno invece ci siamo già fermati. Forse è anche segno che la Roma è una squadra diversa rispetto all'anno scorso. Concludo poi sottolineando il grandissimo gesto tecnico di Vlahovic, perché ha battuto una punizione veramente di alto livello, e purtroppo questa cosa mi ha ricordato anche un po' la partita col Villarreal, cioè una partita nella quale proprio Vlahovic in tutte e due le occasioni ci porta avanti nei primi minuti, e poi siamo un misto tra incapaci e non vogliosi fino in fondo, o forse pure nemmeno davvero non capaci nel vero senso della parola, non capaci perché sfortuna quella, forse proprio davvero non ancora capaci di fare le partite come deve fare una squadra che vuole davvero puntare allo scudetto.
Però perché oggi sono più tranquillo, anche più rilassato? Tanto perché secondo me, ribadisco, la lettura della partita c'è stata ed è stata nettamente meglio rispetto a quella con la Sampdoria. C'è stato un passo avanti sotto il punto di vista del coraggio e della meritocrazia come Miretti dal primo minuto e soprattutto perché chi ha ascoltato i miei video gli ultimi 2 giorni avevo un pessimismo dentro, ragazzi, imbarazzante. Ero convinto di pareggiare questa partita, ve l'avevo detto questa mattina, avevo fatto il pronostico e vi ho detto secondo me sarà un pari, ma vi ho detto che era molto più facile perderla che vincerla. Comunque questa partita. E credo di aver avuto un po' di risposte davvero poche, perché stiamo parlando di poche, ma credo di dovermi aggrappare in questo momento al poco, a dei piccoli passettini in avanti. Quindi per concludere, sono contento? No, come potrei esserlo? Non posso assolutamente essere felice. Però spero che questi siano dei piccoli punti di ripartenza, anche perché adesso iniziamo davvero a giocare ogni 3 giorni, e quindi appuntamento a Juventus Spezia di mercoledì. Dove però lì, per forza di cose, sarà indispensabile, neanche importante, indispensabile portare a casa i 3 punti, perché ci stiamo purtroppo allontanando un po' troppo dalla vetta. Ci vediamo domani con le pagelle e la live reaction, che sarà, non lo so come sarà, perché sicuramente il gol di Vlahovic mi ha gasato, il gol di Abraham mi ha per forza di cose un pochino scaricato. Dai, vediamo. Vediamo che cosa succede, purtroppo non siamo riusciti a portare a casa completamente il risultato, ma capita.